Bello a tutti i ragazzi del quartiere, buongiorno, bentornati su Geisha Zone. Oggi continuiamo la rubrica Next Gen Legends, questo è il secondo episodio, e oggi giocheremo a Duck Hunt, prodotto rilasciato tra l'84 e l'88 per Nintendo Entertainment System. Oh, Famico, quasi muoio. Gabbando alle chance, Duck Hunt è uno sparatutto che funzionava all'epoca su NES tramite la Light Gun, che era una pistola a infrarossi con cui si puntava e si sparava allo schermo sostanzialmente, ed è diviso in tre livelli. È un arcade ovviamente, quindi poi ci sarà una classifica finale con i punteggi più alti. Primo livello, bisogna sparare a una lata alla volta, si hanno tre pallottoloni per ricarica. Nel gioco B ci saranno due anatre e nel terzo livello una sorpresa, non me lo ricordo neanche io. Ok, il gioco è semplice, non c'è headshot, non c'è niente. Per i germani sono quelli che valgono di meno, le barbe viola valgono il doppio, via, 500 infatti. Poi man mano che saliremo di livello aumenterà il loro valore. Abbiamo 10 papere a cui sparare per ogni round, per 99 round, non li raggiungeremo mai questo doppio. Le papere rosse invece valgono 1500, molto tanto. Il cane è sempre felice. Vedremo che ci prenderà in giro quando sbaglio un po'. Tre colpi di fila e l'anatra volerà via. Qua poi vanno a sparare abbastanza in fretta e l'anatra di nuovo volerà via. Ok, adesso c'è l'ultimo. Devastante, devastante. Cacciato prima. 24 punti di fila. 25 filati. Per adesso questa potrebbe essere una delle migliori partite comunque, perché ne abbia fatto una anche però. Il computer è più semplice, con il mouse, devi puntare al pelo, con l'ultimo shot. Bellissimo, bellissimo. Vedete quando finisci il colpo semplicemente si ricarica dopo che se ne va l'altro. Ti sei morto scappato. Poi dopo un po' capisci i pattern. Dopo tutto più semplice. Grazie.
arrivati al round 5. Perfetto. Preso. All'angolino quel quadratino dove non si vede niente la testa. Ok. E bisogna. Quelli più veloci bisogna prenderli in predica. Ecco. Sto iniziando a svarionare. Perde la concentrazione dopo un po' preso anche il caffè. Caffettino come il mai. Perfetto. Porca loca. 89.500. Perfetto. Adesso vanno più veloci, infatti hanno alzato la posta. Adesso sì che bisogna predicare. Così, il terzo perché sì. Secondo me si può alzare il terzo perché sì. Cowboy Beach 6, ma di quanto si era aumentato un po'. Ok, partito un attimo male, sbaglio uscire iniziale. No, primo errore, attenzione. Settimo round. Mannaggia, peccato, peccato, sto facendo una partita impeccabile. 63.000 per consecutive prese, non mi sembra un po'. Ma gira nulla, dice che nulla, non sa altro che non capire più. Ma non sa che cosa fuce l'orto, solo può corso più. Stesissimo. Cioè pensare che ci sto 99 livelli, un po' monotoni anche all'epoca, diciamo. Però non è noioso, molto meno noioso di certi open world che ci sono adesso. Mannaggia. Ok. No. Qui inizio a perdere colpi.
aspetta che noi arriviamo a round 2. Ops, così neanche a 11. Oh là, stavo sbagliando più questo. Colpi perché sì. Perché non si butta di nulla, si butta di tutto. Ok, ha superato anche sta round. E non l'abbiamo perso. E due l'abbiamo perso. E che diavolo. No, una presa. Due prese. Olla. Dai, qui è un po' cheatato. Ah, ma che bello questo cheat. Cioè, non è facile però. Niente, neanche quel cheat. È terribile. Poi sto no, io posso ridere. Devo morire. Mi si valiata. Calibre. No. Mi sembrava che non preso però. 5 oraci game over. Ecco, si perde. Ci vediamo domani al prossimo episodio.